È passato quasi un anno da quando Elena Santarelli ha raccontato a tutti la malattia del figlio Giacomo. La modella e il marito Bernardo Corradi sono rimasti sconvolti quando hanno ricevuto la diagnosi ed Elena, forse anche per sfogarsi, ma anche per non far sentire sole le mamme nella sua stessa condizione, ha deciso di parlare. Il pubblico, e anche i colleghi del mondo dello spettacolo, si sono tutti stretti intorno al dolore della sua famiglia che, come ha sempre sottolineato Elena, cerca di restare normale. Di recente Elena ha preso la decisione di non pubblicare più foto dei suoi figli. Ma per capire le ragioni bisogna fare un passo indietro, punto. La nostra battaglia non è ancora finita, ma noi siamo molto fortunati. Ci siamo accorti che Giacomo non stava bene prima che succedesse il patatrac. E poi lui è un bambino forte, fa una vita normale, corre, gioca. La parola tumore fa paura, ma in questi mesi ho scoperto che esistono malattie peggiori, anche per i bambini, ha spiegato Elena al settimanale F. Questa lotta contro il tumore di sicuro l'ha provata, e l'ha cambiata profondamente. E che l'ha spinta a cambiare alcune cose della sua vita. Per esempio, ha deciso di smettere di pubblicare foto dei suoi figli sui social. Una riflessione che non avrei mai fatto senza la malattia di Giacomo. Ho sempre postato le foto dei miei bambini, mi faceva piacere. Oggi ho deciso che non lo farò più perché desidero che mio figlio, anche quando sarà guarito, sia libero di uscire senza essere indicato come il figlio della Santarelli. Tra un anno, sarà diverso e nessuno lo riconoscerà più. Punto. E ha precisato: molti hanno conosciuto un lato di me che non era visibile con i miei lavori precedenti, mi hanno visto più umana. Non ho mai dato la colpa a nessuno di quello che è successo, anche perché i bambini più reattivi alle cure sono quelli con i genitori che non accusano nessuno. Sono una donna fortunata. Da certe esperienze si esce trasformati. So che non sarò più quella di prima, ma so anche che sono diventata una persona migliore. Elena, nonostante questa brutta situazione, si sente fortunata. Guardo le altre madri in ospedale con me. Non solo quelle che hanno figli più gravi del mio, ma anche quelle che non abitavano a Roma, e per trasferirsi vicino all'ospedale, dove fanno le terapie hanno lasciato tutto. Famiglie, altri figli neonati, lavoro, casa, affetti. Poi ha commentato la reazione del marito. I padri reagiscono più lentamente, ingranano piano piano, le mamme sono più corazzate. Con le dovute eccezioni, la verità è che le donne per la loro straordinaria forza si sobbarcano sulle spalle il peso maggiore. Noi come coppia andavamo già bene, e la nostra complicità è continuata. Lui mi fa tantissimi complimenti, mi dice sempre: se non ci fossi tu,